Ovviamente per l'Emilia Romagna il Fancy Food di New York è sempre un appuntamento importantissimo. Cosa succede quest'anno che non è mai successo prima? Qui al Fancy Food noi veniamo a rappresentare la regione regina dei prodotti GP e DOP in Europa, e quindi rappresentare 44 prodotti di qualità certificata ai massimi vertici dell'Unione Europea è per noi un valore straordinario. In più, per ogni dollaro di cibo che l'Emilia Romagna importa agli Stati Uniti ne esportiamo 5, e dunque voi capite che il valore del promuoversi e di creare per le nostre aziende e i nostri consorzi nuove opportunità commerciali qui a New York, che vuol dire gli Stati Uniti, il Nord America, è fondamentale. Tant'è che gli Stati Uniti sono per l'Emilia Romagna, dopo la Germania, il secondo mercato di destinazione del nostro export. Perché è importante quest'anno? Perché lo scorso anno abbiamo registrato un record storico, che è quello di aver superato gli 85 miliardi di euro di esportazioni, che ci rendono nettamente la prima regione per quota pro capite italiana ad esportare nel mondo, e l'agroalimentare ha raggiunto i 10 miliardi di euro. E quindi questo per noi è particolarmente importante, perché ieri sera, avendo partecipato alla proposta, diciamo così, ufficiale di candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale UNESCO, abbiamo voluto segnare un punto che vede l'Emilia Romagna protagonista di quel Made in Italy così straordinario nel mondo. Presidente, lei negli Stati Uniti, soprattutto quando è un momento politico, si parla molto di protezionismo. Ecco, lei, soprattutto per i prodotti dell'Emilia Romagna, lei è preoccupato che ci sia un'ondata di protezionismo non solo negli Stati Uniti ma nel mondo? Sì, assolutamente, perché invece ciò che va protetto in realtà, a proposito di protezionismo, sarebbe la lotta alla contraffazione, cioè evitare che attraverso l'utilizzo di quello che viene chiamato Italian Sounding, prodotti straordinari, penso in primo al parmigiano reggiano o all'aceto balsamico, vengano deturpati da chi, non sapendoli fare così bene, così buoni, utilizza un riferimento nominale per cercare di fregare, perché questo è il termine giusto, i consumatori. Dall'altro, sul protezionismo in quanto tale invece noi siamo contrari, perché bene invece che i prodotti giochino nel mercato globale la loro qualità, tanto saranno poi i consumatori a decidere quale sia il prodotto che merita di essere provato, acquistato. Per cui io mi auguro proprio che in un'idea anche di libertà e di libero mercato tutto questo non venga sacrificato in nome di un protezionismo antistorico che metterebbe in difficoltà chi può giocare e competere una partita di valore assoluto sulla qualità di quello che produce e che esporta.